Gentili telespettatori, ben trovati da Alessandro Tiberti, ancora un appuntamento con l'Orienteering. Siamo a Folgaria, una stazione turistica estiva e invernale di circa 3.000 e più abitanti, siamo a 1.168 metri e come di consueto anche quest'oggi siamo in compagnia di Stefano Mappa, che è responsabile della comunicazione e del marketing della Federazione Italiana Sport Orientamento, per commentare insieme questi campionati italiani di trail orientamento, che ricordiamo essere, dopo la corsa, lo sci, la mountain bike, una delle quattro specialità dell'Orienteering. Stefano. E ben ritrovato Alessandro e tutti i telespettatori. Come anticipato, abbiamo detto, siamo a Folgaria, provincia di Trento, siamo a 18 km da Rovereto, 28 da Trento. Folgaria ha origini neolatine, ma a partire dal XII secolo l'altopiano è stato interessato da una progressiva penetrazione di popolazione e cultura tedesca, che si completò attorno al XV secolo. Nel corso della sua storia plurisecolare ha lottato duramente contro il potere feudale in difesa dei suoi diritti di comunità libera, autonoma e indipendente. Per questo si fregia ancora del titolo di magnifica comunità, che cessò però di esistere come istituzione nel gennaio del 1803 col provvedimento attuato dal governo bavarese, che all'epoca governava il Trentino. La sua ricchezza forestale rappresenta oggi un'invidiabile risorsa turistica. Elementi di grande interesse: l'alta cascata dell'Ofenthal, un salto d'acqua di oltre 30 metri, il giardino botanico alpino di Passo Coe a 1612 metri, il santuario Madonna delle Grazie e la chiesetta di San Valentino. Insomma, tante testimonianze che fanno di Folgaria un'importante meta turistica e oggi location d'eccezione dei campionati italiani di trail orientamento. Ebbene, sì, è così Stefano, siamo tornati a parlare di Orienteering, quest'oggi a differenza di quanto fatto la volta scorsa a Subiaco, che ricordiamo essere stata organizzata in centro storico, lo faremo immersi in un ambiente ideale per la pratica di questo sport, cioè a dire i boschi. Certamente Alessandro, il contesto è completamente diverso, si attaglia meglio alle caratteristiche di questa disciplina, che fa dei boschi il palcoscenico naturale dell'Orienteering. E allora, prima di approfondire la conoscenza sul trail orientamento o orientamento di precisione, andiamo ad ascoltare questo breve servizio di Andrea Fusco che ci parla delle potenzialità di questa disciplina. Lo vediamo tra pochissimo. Intanto, ultimi preparativi. Parola ad Andrea Fusco. Lo sport dell'orienteering si divide in quattro specialità: corsa, mountain bike, sci e trail o, detto anche orienteering di precisione, praticabile pure da diversamente abili. Nella disciplina sono ammessi atleti che sono su carrozzine manuali o elettriche, handbike o stampelle, in quanto la velocità di movimento non è determinante in gara. La disciplina rappresenta perciò un'occasione unica nell'ottica dell'integrazione funzionale delle persone con diverse abilità nella società dei cosiddetti normodotati. La federazione è fortemente impegnata nella diffusione di questa disciplina con l'obiettivo di contribuire a sviluppare l'autostima e le capacità relazionali e motorie delle persone con diverse abilità. Adesso Stefano ci devi aiutare, perché nel corso dell'anno abbiamo conosciuto le altre specialità, cioè corsa, sci, mountain bike. Però qui la dinamica è completamente diversa. Come si svolge una gara di trail orientamento? Mentre nelle specialità che hai appena citato la gara consiste nel raggiungere nel più breve tempo possibile l'arrivo, passando obbligatoriamente per un certo numero di punti di controllo, in una gara di trail orientamento il concorrente, eccellente conoscitore delle caratteristiche della cartina, deve seguire un itinerario obbligato lungo il quale ci sono delle postazioni fisse dalle quali risolve dei problemi di orientamento e di precisione. In pratica, su una di queste postazioni possono esserci da 2 a 5 lanterne collocate su altrettanti particolari identici del terreno, mentre sulla cartina è cerchiato un solo di questi 2 o 5 punti. Il concorrente dovrà riconoscere il punto esatto in cui si trova la lanterna rispetto alla carta in suo possesso e quindi segnalare sul testimone il punto. E quindi differenza sostanziale che il trail orientamento non è una prova a cronometro, si misura sugli errori dei concorrenti nell'individuazione del terreno giusto, mentre nella corsa sci mountain bike praticamente è una lotta contro il tempo.
Esattamente, Alessandro. Per dovere di informazione è importante precisare che nella parte finale della gara odierna è prevista una prova a tempo, denominata appunto temp o tempo orientamento, in cui i punti da individuare sono invece appunto contro il cronometro. Ecco, sì, ma la dinamica di questo temp o qual è, Stefano? Il partecipante è seduto in una postazione da cui è possibile vedere chiaramente tutte le lanterne. Un addetto gliele mostra uno per uno, quindi gli consegna le relative mappe. Da quel momento parte il cronometro e ha inizio la prova. Il concorrente esamina quindi le cartine e dà una risposta per ogni mappa. Le risposte vengono quindi registrate dai giudici sul cartellino personale dell'atleta. Con l'ultima risposta viene fermato il tempo. Bene, a questo punto, dopo aver approfondito il discorso su trail orientamento, andiamo a fare il punto sulla manifestazione odierna. 9 sono le società sportive italiane iscritte al campionato, valido altresì quale prova di Coppa Europa, tanto che risultano essere presenti 10 nazioni europee per un totale di circa 90 atleti tra uomini e donne, di cui 10 appartenenti alla categoria dei paralimpici. La manifestazione è articolata su 2 giornate di gara, è stata organizzata dal Groenlight Orienteering Team, la direzione è stata curata dal signor Roberto Sartori, mentre le funzioni di delegato tecnico sono state affidate dalla Federazione Italiana Sport Orientamento al signor Giuliano Michelotti. Il tracciamento dei percorsi infine è stato curato da Roberta Faldo, personaggio molto conosciuto nel mondo del trail orientamento, in quanto nel 2007 in Ucraina ha conquistato il titolo di campione del mondo. Va bene, allora spostiamoci dall'Ucraina a Folgaria, considerando che in una prova di orienteering il tracciamento dei percorsi è aspetto particolarmente importante. Andiamo a sentire chi ha tracciato questo tracciato, appunto chi lo ha segnato, in questa intervista realizzata il giorno prima della gara, per capire quali saranno le difficoltà che oggi incontreranno i concorrenti. Allora andiamo a seguire l'intervista realizzata il giorno prima, appunto, con la campionessa del 2007 in Ucraina. Il campionato italiano di trail orientamento ci viene presentato dal tracciatore Roberta Falda. E avremo appunto 2 manifestazioni, 2 gare, 2 diversi eventi, uno il sabato, uno la domenica, il sabato a Serrada di Folgaria, mentre la domenica a Costa. 2 percorsi completamente differenti, il primo giorno all'interno del bosco, il secondo invece più aperto. Sì, i terreni sono simili, ma le domande e comunque i quesiti che possono trovare sono diversi. Alcuni punti sono molto tecnici e difficili il primo giorno, saranno così. Mentre il secondo avremo delle zone, un biotopo, quindi una zona molto aperta con delle difficoltà tecniche e di lettura del terreno sicuramente diverse rispetto a quello che un atleta è abituato. Ci sarà anche una novità, ci sarà un cambio carta, quindi gli atleti avranno una carta all'inizio della manifestazione, però soltanto a metà riceveranno un secondo pezzo di carta topografica con dei punti che loro non conosceranno prima. Quindi questa è sicuramente una novità mai fatta prima. Allora, come diceva Roberta Falda, questi campionati italiani si sono disputati su 2 giornate. Come sono andate le cose nella prima prova, Stefano? La prima giornata ha dato indicazioni importanti con molti dei favoriti che si sono attardati in classifica finale, tanto che David Gazzetto, riserva della nazionale italiana dello scorso anno, ha fatto meglio di tanti azzurri presenti a Folgaria. Si è infatti classificato al primo posto battendo campioni come Remo Madella, Elvio Cesare, Susi Dei Pieri, Daniele Danieli, Marco Giovannini, Alberto Grilli e Renato Bettin. Sintesi. Una prestazione eccezionale che lascia ben sperare per i futuri impegni in azzurro di questo giovanissimo ragazzo che partecipa tra i paralimpici e che lo scorso anno è stato, appunto, come detto, riserva in nazionale. Bene, allora adesso con le immagini torniamo a questo meraviglioso angolo del Trentino, Folgaria. Location quest'oggi dei campionati italiani di trail orientamento, manifestazione valida altresì quale prova di Coppa Europa. E come di consueto, prima di iniziare a commentare la gara, andiamo a conoscere la cartografia che utilizzeranno gli atleti elite.
la carta che verrà utilizzata oggi è una carta classica di orientamento, quindi è stata realizzata secondo quelle che sono, quella che è la simbologia, quella che è le caratteristiche tipiche di questo supporto. E ha una scala di 1 a 5.000, un centimetro vale a 50 metri, il percorso prevede 20 punti di controllo per una lunghezza complessiva di 1.400 metri. Eccola qui, e appunto vediamo la carta, Stefano. Sì, i punti sono collocati in concomitanza di un particolare del terreno e trovano riscontro sulla descrizione dei punti che noi possiamo vedere sulla sinistra della cartina. Inoltre c'è da precisare che lungo il percorso sono presenti i cosiddetti punti di decisione, cioè i punti dai quali i concorrenti vedono le lanterne sul terreno e quindi prendono la decisione. I punti di registrazione, dove invece vengono punzonati i testimoni, cioè i cartellini sui quali si registra la scelta del punto. Nel tempo invece ci sono i cosiddetti punti di controllo a tempo, dove il giudice rileva il tempo che il concorrente ci impiega per fornire una risposta. Comunque, in una gara di trail orientamento la durata varia da 1 ora e mezza alle 2 ore e mezza, il percorso non supera mai i 3 chilometri di distanza e prevede sempre almeno un paio di punti a tempo. Il livello dei percorsi comunque varia in ragione della manifestazione. Comunque gli atleti vengono messi a dura prova in queste gare e devono emergere le capacità di osservazione e lettura del dettaglio del disegno cartografico, senza contare la concentrazione. Bene Stefano, allora adesso dopo aver ascoltato quello che ha detto il tracciatore Roberta Falda andiamo a seguire le prime partenze. Ecco, dopo la prima giornata di gara, la gara del sabato, che ha visto a sorpresa balzare al comando degli italiani, come abbiamo appena detto, Davide Gazzetto, che è tesserato, ricordiamo, per l'Orienteering Padova, oggi le partenze sono invertite rispetto all'ordine d'arrivo di ieri. Quindi i primi classificati partono alla fine. Nella giornata di sabato si gareggiava su un tipo di terreno chiuso, nel bosco. Oggi invece, come ha detto anche Roberta Falda, il terreno è molto più aperto. I primi a partire sono gli atleti paralimpici, come Francesco Valentini, che vediamo in questo momento del Padova Orienteering, è un atleta paraolimpico, poi Ivana Del Re a seguire dell'Orienteering Dolomiti, abbiamo visto Boris Dvorsky, esatto, della Repubblica Ceca, abbiamo detto la gara vale anche Coppa Europa e quindi quest'oggi ci saranno tantissimi atleti. Michele Cera dell'Erebus Vicenza, un atleta che lo scorso anno si è aggiudicato il titolo italiano in condominio con un altro atleta azzurro. Daniele Danieli del Padova Orienteering, un atleta, un bravo cartografo, quindi uno che oggi può dire sicuramente la sua. Elvio Cerser, ecco, altro atleta azzurro. Stiamo notando come si proceda con più tranquillità rispetto, esatto, alle altre gare, sì. Non c'è una corsa contro il tempo, lo abbiamo già spiegato. Questa è una vecchia conoscenza di Rai Sport, Remo Matella, che ha fatto il tracciatore in altre manifestazioni più di corsa o di orientamento. Marina Borisenkova, Aleksandre Kovtsarev, sono tutti atleti che arrivano dalla Russia, questi. Marit Wiksel, finlandese. Una bellissima ragazza, come possiamo vedere, che non guasta. E allora Stefano, ecco Renato Bettin, tutti gli atleti, ecco Davide Gazzetto che abbiamo già citato in più di un'occasione, gli atleti a questo punto sono tutti nel bosco per affrontare le difficoltà di questo campionato italiano trail orientamento che, come abbiamo avuto modo di spiegare in fase di presentazione, presenta delle differenze rispetto alle altre specialità dell'orienteering, no? Sì, esatto, abbiamo creato un clip apposta per poter capire bene queste differenze, ce lo spiega uno specialista del trail orientamento. Lui è Fulvio Renarduzzi, persona che conosce bene la materia, essendo stato per 4 anni responsabile federale del trail. Immaginiamo di essere in gara, io a questo punto della gara devo fare il punto 14. Dobbiamo posizionarci esattamente di fronte al punto di vista, orientare la carta. Chiaramente io da questo punto di vista vedo chiaramente il cerchietto, un sasso. Lo individuo subito nel bosco, è quello a sinistra. E lì c'è la lanterna A. Poi individuo anche la lanterna B. Altre controllo bene, altre lanterne non ci sono. Ci sono solo queste due lanterne. Quindi, una domanda. Vediamo però due sassi, come capire il sasso giusto? Esatto.
Adesso controllo la mappa. La mappa mi dà altre informazioni. Per esempio mi dice che il sasso è nel colore bianco, vuol dire che è il bosco pulito. Mentre a sinistra del sasso vedo una fascia verde, il bosco è piuttosto sporco, lo chiamiamo nel gesto, ci sono questi arbusti. Controllo bene, vedo anche la curva di livello e vedo anche un avvallamento che sale verso il sasso. Il sasso che invece è lanterna B a destra non è un sasso cartografato, anzi è una roccia e non è un vero e proprio sasso in quanto non sporge dal terreno. Queste sono particolari tecniche per cui insomma, uno piuttosto abituato e attento diciamo cura questi particolari. Punzono con il punzone la casella 14A. Questa è la mia risposta. I giudici di gara verificheranno se è corretta, mi assegnano il punto, se invece ho sbagliato me lo tolgono, chiaramente. Io penso di aver fatto giusto. Una volta terminata l'osservazione dei punti, il concorrente si reca nella parte finale dove troverà altre due osservazioni, però questa volta basate sul tempo, quindi importantissimo il riscontro del cronometro. È sempre Fulvio Lenarduzzi che ci spiega quest'ultima fase. Il concorrente viene chiamato dai giudici, consegna carta e cartellino e viene invitato a sedere su una sedia. Il concorrente si siede, il giudice di gara gli farà vedere le cinque lanterne, le nominerà da sinistra verso destra: Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco. Dopodiché consegnerà la carta con il punto e farà partire il tempo. Il concorrente deve, entro un minuto, deve dare la risposta. Meno tempo impiega e chiaramente meglio è. Beh, insomma, molte difficoltà. Ricordiamo Alfa, Bravo, Charlie sono tra l'altro le lettere dell'alfabeto che venivano usate per chi usava i baracchini, si diceva una volta. Comunque, torniamo alla gara che assegna il titolo italiano. Scenario di gara totalmente differente rispetto a ieri. Parte della zona di gara è situata all'interno di un biotopo, ossia un'area naturalistica protetta in cui l'uomo non interviene da anni con quasi nessun tipo di intervento. L'area va a lambire un campo da golf a nove buche, no Stefano? Esatto, è un'area molto bella di questo angolo del Trentino. Allora, in fase di presentazione sulla manifestazione abbiamo accennato alla presenza a questo evento anche di atleti paralimpici. Approfondiamo il discorso a questo punto. Grazie a un apposito accordo firmato nel 2011 con il Comitato Paralimpico Italiano, l'orienteering è stata riconosciuta tra le discipline di loro interesse, proprio per le opportunità di socializzazione che essa offre. Come avremo modo di vedere dalle immagini della gara, infatti, gli atleti normodotati gareggiano insieme agli atleti paralimpici, senza distinzioni. Saranno infatti messi davanti alle stesse difficoltà tecniche dei normodotati, anche se alla fine della gara poi saranno stilate due graduatorie diverse. Tutto è molto importante ai fini sociali e la federazione di questo chiaramente ne fa un punto di forza. Allora, l'evento odierno è stato preceduto da un training camp ufficiale premondiale. È la prima volta nella storia che questo accade. Nella prima fase Michele Cera e Francesco Valentini impegnati nell'osservazione in questo splendido prato, eccoli qua. La prova di sabato a livello assoluto ha visto il successo del norvegese Lars Jakob Valer sullo svedese Hannu Niemi e il nostro Davide Gazzetto, che abbiamo visto prima impegnato nella partenza. Tutti hanno totalizzato 17 punti e la classifica è stata decisa dai punti a tempo, quelli che ha spiegato prima nella presentazione. In gara, come vediamo, c'è anche il responsabile federale Angelo Frighetto, che da gennaio guida il settore federale del trail orientamento. Oh, e mentre i concorrenti sono impegnati nella propria gara, vogliamo ascoltare colui che ha operato per la riuscita di questo campionato italiano, che ricordiamo essere valida quale prova
prova di Coppa Europa, Stefano? Lo voglio sentire. Certamente, il direttore della competizione è il signor Roberto Sartori, l'abbiamo detto d'apertura del servizio, che è anche il presidente del Gronlight Orienteering Team. E allora, ti interrompo, lo andiamo a ascoltare subito nell'intervista realizzata qui, ovviamente, sempre a Folgaria, da dove vi stiamo proponendo le immagini del Trail Orienteering. La voce dell'organizzazione viene portata da Roberto Sartori, presidente del Gronlight Orienteering Team. Sono soddisfatto per la partecipazione, che è stata effettivamente numerosa per quanto riguarda l'attività del Trail Orientamento. E ringrazio sicuramente tutti i collaboratori che sono stati messi alla prova per la questione del prossimo anno, che ci sono i mondiali, per vedere se siamo all'altezza della situazione e cose. Questo va più che a vantaggio. Sicuramente ringrazio anche sotto il punto di vista il territorio per quello che ha messo a disposizione, per quello che abbiamo fatto, perché effettivamente se non ci sono loro non si potrebbe fare niente. Poi vorrei aggiungere anche, visto e considerato che sul territorio, io mi sono innamorato dal 1995 che ero sul territorio, e è stato effettuato anche addirittura 100 km quadrati di cartine per l'orientamento sia di corsa che di sci orientamento che di mountain bike, e anche naturalmente per questa attività del trail che è per i portatori di handicap. Io nella conclusione sono soddisfatto del contesto. Bene, e allora Stefano, ti chiedo, le due prove hanno caratteristiche totalmente differenti, ma sono possibili anche delle sorprese? Certamente, ad esempio due possibili favoriti come Susi De Pieri, che vediamo insieme a seguire a Michele Cera, stanno disputando una prova al di sotto delle loro possibilità, molti gli errori commessi, tanti da farli scivolare nella parte bassa della classifica. In forte rimonta dopo la prova in colore di ieri invece Remo Madella, che si conferma invece solida realtà del trail orientamento. Al momento viene segnalato con pochissimi errori, segno che ha ritrovato la giusta concentrazione. In queste due prove stanno emergendo le doti di interpretazione, cioè il saper leggere bene la carta. Madella e Daniele ad esempio sono due cartografi professionisti e la loro esperienza potrebbe rilevarsi fondamentale. Oh, questo non è uno sport quasi sedentario, no? Che possa provocare tanto stress. Indubbiamente sì, lo sport dura oltre 2 ore e quindi c'è uno sforzo mentale. Allora, come stiamo vedendo dalle immagini, la parte finale è caratterizzata dai punti a tempo, spiegaci che succede. Sì, esatto, in questo caso Tiziano Zanetello, che è un personaggio storico dell'orienteering italiano, il ruolo di giudice, illustra i concorrenti punti che convenzionalmente sono chiamati alfa, come già abbiamo sentito, sì, dal servizio. Bravo Charlie, certo. Esatto, la situazione è abbastanza incerta, Cera ha sbagliato molto nei punti a tempo, è stato molto lento, è difficile che conservi il titolo di campione. Stefano, sì, ti interrompo perché siamo un po' stretti con i tempi, tutti gli atleti hanno concluso questa maratona mentale, adesso piccola suspense, fasi cruciali delle premiazioni di questo quarto campionato italiano trail orientamento. Eh già, andiamo quindi a, come si dice, a vedere chi sono i protagonisti, gli artefici di questo campionato italiano, che è il quarto. E allora, con le immagini, siamo ai momenti della premiazione finale Open Elite. Ricordiamo che la manifestazione è valida anche per la Coppa Europa, quindi aperta agli oltre 70 atleti giunti da ben 10 nazioni. L'abbiamo visto, Repubblica Ceca, Finlandia, Svezia, Russia. Vediamo il nostro Daniele Danieli portarsi sul secondo gradino del podio, seguito dal vincitore assoluto della speciale classifica, lo svedese Erik Lundqvist. Terzo posto invece il norvegese Jullum. Nella categoria paralimpici vincitore è Francesco Valentini, e intanto l'entusiasmo dello svedese Lundqvist. Ecco, giusto, qui, giusto il riconoscimento. Con le immagini adesso siamo passati ai vincitori della categoria paralimpici, vediamo Ivana Darré e Francesco Valentini, mentre tra i normodotati, ecco, al terzo posto del gradino, del podio, sale Remo Madella del CUS Parma, riceve il giusto riconoscimento dal direttore della competizione Roberto Sartori. La medaglia d'argento va a Renato Bettini dello Svalov Noale, quindi secondo posto per un altro azzurro della nazionale italiana di trail orientamento. E il vincitore sarà Daniele Danieli.
e infatti Daniele Daniele del Padova Orienteering vince questa prova del campionato italiano, che ricordiamo è arrivata alla quarta edizione e che anno dopo anno ha visto sempre crescere il numero dei partecipanti, a conferma dell'interesse che gira proprio intorno al trail orientamento, ma non solo italiano ma anche internazionale. Ecco, e allora adesso Stefano, mentre tra breve arriva in sovraimpressione tutto l'elenco delle graduatorie definitive delle due categorie, tra breve andiamo ad ascoltare le interviste realizzate ai vincitori. Eccolo qui, Daniele Daniele del Padova Orienteering tra gli elite, Francesco Valentini sempre del Padova Orienteering tra i paralimpici. Poi sempre di seguito l'intervista fatta al consigliere federale responsabile del trail orientamento Angelo Frighetto. E allora ecco qui le due grafiche che ci ricordano i successi, i vincitori di questa giornata, di questa due giorni di trail orientamento campionato italiano Folgaria in provincia di Trento. Daniele Danieli da Padova, nuovo campione italiano di trail, un successo a sorpresa? Ma neanche così tanto, visto che due anni fa avevo vinto la Coppa Italia, l'anno scorso il circuito del tempo, insomma, quindi non è poi così una sorpresa. Il fatto di essere un cartografo professionista l'ha agevolata? Sì, diciamo che un cartografo è avvantaggiato in questa disciplina, sì, decisamente. In quali punti ha capito di aver fatto la differenza? Beh, si discuteva adesso anche su quello che quasi tutti hanno sbagliato, il punto 16, dove secondo me era un punto tecnico interessante, quindi meritava di farlo giusto. No, direi una buona gara, molto tecnica. Specialmente oggi. Ma cosa si intende per gara molto tecnica? Che la fortuna incide un po' meno, mentre invece capire, traguardare gli oggetti, capire le forme del terreno, la vegetazione aiuta un bel po', e vedo che uno che è abituato a fare cose di questo tipo è un po' avvantaggiato. Dopo va bene, la parte della fortuna c'è un po' sempre, insomma, non è... Francesco Valentini, nuovo campione italiano di trail categoria paralimpici. Sì, certamente, finalmente quest'anno sono riuscito a raggiungere l'apice di questa guagnata classifica, speriamo di poterlo ottenere per parecchi anni, insomma. Insomma, questa è una disciplina sempre bella e affascinante, speriamo che si possa anche incrementare con parecchi altri avversari con cui potermi anche, anche gareggiare, insomma, perché è sempre una bella cosa. È una disciplina che si fa sempre in questi ambienti così belli e affascinanti, e quindi non vedo perché molta altra gente non possa venire a farla, insomma. Questo successo vuol dire anche convocazione certa ai campionati mondiali della prossima estate? Sì, beh, certamente i mondiali l'anno prossimo, fra un paio di settimane si effettueranno in Finlandia. Già l'anno scorso io ho partecipato ai mondiali in Scozia, e quindi quest'anno speriamo di eguagliare, anzi migliorare la prestazione dell'anno scorso, e così, insomma. E poi vedremo. E tra l'altro vorrei invitare anche parecchia gente ai mondiali l'anno prossimo, che si faranno qui vicino ad Asiago, che sarà sempre una bella occasione, insomma. Angelo Frighetto è il responsabile nazionale della Federazione Italiana Sport Orientamento per quello che riguarda il trail. Sì, sono stato nominato dal Consiglio federale a febbraio e adesso sto curando tutto il discorso della trail. E noi adesso stiamo lavorando molto sul discorso collaborazione col CIP INAIL per trovare degli atleti non dotati. Comunque il progetto pilota che abbiamo fatto all'inizio giugno a Padova ha avuto molto successo, e prevediamo di farlo in tutta Italia, prevedendo di avere circa un centinaio di atleti entro l'anno prossimo, paralimpici. Ecco, invece per quello che riguarda il 2013, questi campionati
nazionali hanno dato delle risposte importanti anche in funzione dei campionati mondiali di Finlandia. Sì, abbiamo una serie di atleti che abbiamo selezionato all'inizio dell'anno, che hanno avuto anche delle esperienze all'estero molto positive in Croazia, Slovenia e in Finlandia. Speriamo di poter entrare nei primi 10 a livello mondiale. I campionati si svolgono in Finlandia all'inizio di luglio e ci sono due tipi di gare, uno è il tempo e il trelo, il preo sarebbe, il nuovo, come è stato chiamato nuovamente. E contiamo di avere 2-3 atleti nei primi 10, forse quest'anno. Bene, e allora su queste speranze che hanno espresso un po' i diversi protagonisti e con le immagini che ci fanno vedere ancora alcuni scorci di Folgaria, prima di salutare i telespettatori che ci hanno seguito, vogliamo ricordare quali saranno i prossimi appuntamenti ai nostri telespettatori della Federazione Italiana Sport Orientamento. Certamente Alessandro, dal 28 luglio al 1 di agosto in Liguria si terrà la 5 giorni d'Italia, appuntamento internazionale che vedrà lo svolgimento di 5 prove di corsa di orientamento nei comuni di Fascia, Camogli, Genova e il Bosco delle Fate e Rovegno, prove che avremo il piacere comunque di seguire insieme a voi di Rai Sport. A seguire il calendario ci propone un altro importante evento internazionale, dal Sestriere seguiremo i campionati mondiali in Master, sempre di corsa orientamento. Bene, allora su queste immagini dei protagonisti della 2 giorni di trail orientamento salutiamo i telespettatori, diamo loro appuntamento in Liguria, al Bosco delle Fate, a Rovegno, per seguire insieme un nuovo capitolo dell'Orienteering. Grazie Stefano, ci rivediamo. Grazie a te Alessandro, a tutti i telespettatori e cosa dire? Ci rivediamo e ci risentiamo presto. E un buon orientamento a tutti. E un buon orientamento e un ringraziamento anche a Claudio Latori che ha curato la parte tecnica della nostra trasmissione. A voi tutti un buon proseguimento con i programmi di Rai Sport.